Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del computer NEC PC98. È un tema di home computing nipponico che però merita di essere considerato per vedere che cosa si è perso il mercato italiano dalle mancate esportazioni giapponesi in Italia del bel computer della linea NEC PC98. PC98 della NEC fu una linea di home computer a 16 bit e poi a 32 bit che furono commercializzati solo in Giappone dal 1982 sino al 2000 per un totale di 18.3 milioni di unità vendute. Prima macchina proposta dalla NEC nel 1982 fu il PC9801, quello che vedete a video. Aveva una CPU 8086 da 5 MHz con 128K di RAM espandibile a 640K, risoluzione video di 640x400 ad 8 bit colori, ossia 256 colori, che per l'epoca, il 1982, era una capacità notevole, dato che in Europa non si andava oltre i 300x200 ad 8 colori. La macchina della NEC poteva processare numerosi sistemi operativi, CPM, MS-DOS, Windows 3.1 successivamente, e poi anche OS 2 Warp e PC UX. La macchina della NEC aveva la possibilità di installare un chipset video proprietario e dedicato, il chip GRCG, che poteva accedere alla memoria RAM in modo autonomo, offrendo una risoluzione fino a 1120x750 pixel. Ora, i primi modelli di PC9801 avevano inoltre un chipset dedicato al sonoro, lo Yamaha IM2203FM, tastiere e mouse PS2 con due disk drive esterni da 8 pollici. Contestualmente, nel 1982 in Italia c'era il Commodore VIC-20 che aveva 20K di RAM, 1 MB di clock ed un registratore a cassetta. Nel 1983 furono introdotti da NEC i disk drive da 5 1/4, nel 1985 i disk drive da 3 1/2, nel 1992 i dischi fissi da 40 MB ed una scheda sonora a 16 bit con un CD-ROM 2x. Tutti i computer NEC montarono sempre CPU Intel oppure CPU NEC che erano dei cloni di Intel e mai CPU AMD o Cirix. Il PC9801 fu venduto solo in Giappone, era una macchina prevalentemente home computer. La NEC conquistò il Giappone con un enorme successo commerciale, si pensi che la macchina introdotta nel 1983 già aveva una quota di mercato in Giappone ed installato pari al 45% del mercato giapponese. Nel 1986 propose il PC9801UV, quello che vedete a video. La macchina con la stessa piattaforma PC98 che era stata perennemente aggiornata da NEC. L'hardware aveva una CPU NEC da 10 MHz, scheda sonora a 26 suoni, 384 KB di RAM espandibile a 640K, due disk drive da 3,5 a doppia densità con una risoluzione video di 640x400 a 16 colori estratti da una palette di 4096 possibili. Contestualmente nel 1986 in Italia c'era il Commodore 64 a 64K di RAM usato prevalentemente con il registratore a cassetta in quanto i disk drive della Commodore erano inaffidabili, oppure c'erano i sistemi Apple II con 1 MHz di clock con 128K di RAM al massimo e dischi da 5,25 a singola densità. Risoluzioni video massime di Apple II erano, se non mi ricordo male, 512x342 ad 8 colori con un audio molto scadente. Quando il sistema operativo Windows iniziò a visualizzare anche caratteri giapponesi, i prodotti NEC persero quote di mercato, dato che i NEC erano gli unici a poter mostrare a video gli ideogrammi giapponesi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.